di essere così numerosi. E nel corso della nostra attività editoriale, per ragioni di lavoro, abbiamo la possibilità di fare ovviamente molte presentazioni. Agli autori e a coloro che sono, virgolettando, indagati nei nostri libri, caro Riccardo, dico sempre, il numero di gente, e qui ce n'è davvero tanta, che viene, è concreta testimonianza d'affetto. Perché è sempre un piccolo sacrificio, Riccardo, fare le scale. Io ho visto gente arrivata su proprio con fatica, e quindi posso dirti che questa cornice, che questa cornice di pubblico è il risultato anche di una vita. Due minuti fa il vostro sindaco, persona molto gentile, mi ha chiesto il motivo per il quale noi facciamo questi volumi. E io ho risposto al sindaco che siamo invecchiati su questi volumi, nel senso che ormai ne abbiamo fatti centinaia e centinaia. E abbiamo percorso le strade del Friuli, le strade del Veneto, le strade del Trentino, le strade della nostra terra. E le abbiamo percorse quotidianamente, sempre però con desiderio e con grande impegno, che è sempre stato quello di raccontare quelle persone che hanno davvero faticato. Prima, stringendo alcune mani, mi sono subito reso conto che gli amici di Riccardo sono persone che hanno faticato. E lo si capisce non tanto dagli occhi, che con il passare degli anni possono modificare il loro colore, il loro sguardo, ma le mani del lavoro le sentite subito, le avvertite immediatamente. Per uno come me, che in tempi così difficili è difficile dichiararsi cristiano e comunista, comunista convinto, tutta la storia della nostra casa editrice è sempre stata rivolta a quelli che Turoldo, grande profeta friulano, definiva gli ultimi, e a quelli che in qualche modo, in qualche misura, attraverso tanta fatica, sono sempre stati considerati gli ultimi. Però vi rubo ancora un minuto per dirvi che se è vero, ed è vero, che nelle nostre terre in questo momento soffrono in maniera particolare, è anche vero che un po' libri anche come quello di Riccardo possono aiutarci, e come possono aiutarci, per come la vedo io, ma per come la vede anche Francesco Iori, che credo, non lo vedo, che credo sia in sintonia con quello che sto dicendo. Perché c'è la necessità, Riccardo, la fondamentale necessità di non dimenticare la tua generazione. E c'è la fondamentale necessità di non dimenticare la generazione di Riccardo. Non perché la generazione di Riccardo ha davvero fatto l'Italia, ma perché se no rischiamo di essere avvolti in una nube soporifera secondo la quale i nostri ragazzi pensano, credono, presumono che tutto sia avvenuto per miracolo divino. Non è assolutamente vero e voi lo sapete come lo so io. Non solo non è assolutamente vero, ma se dovessimo fare tutti quanti due passi indietro, ecco che le storie, anche come le storie di Riccardo e di molti altri, ci possono aiutare. Io credo, e finisco,
che sia arrivato il momento in cui non solo le radici non si possono spezzare, ma che sia arrivato il momento in cui tutto il Veneto e tutto il Friuli dovrebbe avere un atto di coraggio e di riscatto. Io lo dico sempre in queste occasioni, di spegnere i cellulari e riaccendere la testa, perché abbiamo tali e tante potenzialità che rischiamo di inguaiarci con i cellulari e di non pensare quotidianamente. La nostra terra, la nostra gente, i miei genitori sono stati operai, siamo sempre stati terra di lavoro e di sacrificio. Non possiamo dimenticare questo. Se domani dobbiamo di nuovo andare sulla strada del lavoro e del sacrificio, non possiamo pensare che sia una strada difficile, che sia una strada che non abbiamo mai conosciuto, perché è sempre stata la nostra strada. Allora, a Riccardo i miei migliori auguri di altri 100 anni, e a Riccardo un particolare ringraziamento, anche se vengo dal Friuli e non conoscevo più di tanto l'attività che Riccardo faceva. Ecco, c'è stato un momento in cui forse, caro Riccardo, si poteva pensare meno alle autostrade, come tu dici, e pensare di più ad altre scelte. Alcuni errori sono stati commessi. Cerchiamo, per quanto è possibile, di non commettere o di non continuare a commettere l'errore fondamentale di non ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Perché io sono figlio di operai e di contadini, e gran parte del Veneto è figlio di operai e di contadini, e di questo dobbiamo essere semplicemente, serenamente felici. Grazie. Grazie.